Matteo Rubin, soprannome Rubo, dato di nascita 1 gennaio 87, luogo di nascita Bassano del Grappa, Vicenza, nazionalità italiana, altezza? 1,83. Peso? 84. La scheda dice 75, come mai? Anni fa ancora. Ruolo difensore? Sì. Quindi un difensore non segna quasi mai. Quanto ti pesa questo? Ma non è che mi pesa. Fa piacere, ho fatto pochi gol, però quelli che ho fatto me li ricordo bene. Far gol è sempre una cosa bella e speciale. Quindi ogni tanto è bello anche far gol, quindi non è quello il problema. Il mio ruolo è diverso, però quando viene l'occasione, se viene, si fa. Sei un difensore, ma se avessi potuto scegliere, la tua vocazione è stato per caso? No, in realtà da piccolino ho sempre fatto l'esterno d'attacco, poi piano piano con il passare degli anni, diventando un po' più grande, mi hanno arretrato a difensore. Quest'anno ho fatto sempre l'esterno un po' più di spinta, come ero in realtà da piccolino, e niente, però se dovessi scegliere un ruolo magari potrei scegliere l'attaccante come per far gol, quindi perché poi alla fine nella carriera si ricordano più degli attaccanti che dei difensori, però in realtà l'importante è divertirsi e niente, e giocare la domenica. Qualche attaccante che ti piace particolarmente? Ma Del Piero, Totti, Ibrahimovic. Maglia numero 33, che cosa ti ricorda questo numero? Ma è stato il mio primo numero quando sono arrivato in Serie A con il Torino. Mi piaceva, oltre il numero, ma anche perché sono gli anni di Cristo, quindi ho scelto quello. Quindi ti senti un po' simile a Cristo? No, non mi sento niente in confronto a lui. È un personaggio che è troppo importante, quindi io a confronto a lui non sono niente. A volte lo preghi? Ma sicuramente, prima di andare a letto, o durante la settimana quando c'ho tempo vado a messa, quindi confessarmi, magari tipo quando ero a Bologna andavo spesso al Duomo di San Luca, quando c'è possibilità ci vado. E i peccati che confessi? Ma non sono tanti, però a volte magari qualche parola in campo così, e allora parolaccia così, ci sta, non ci dovrebbero essere, però a volte ci stanno. Quindi questo è il peccato più grande di Matteo Rubin? Ma a volte sì, questo dai. Lo sapevi di avere un omonimo che a sua volta è un campione di motociclismo? Sì, che delle volte guardando su Google ho visto e non riuscivo a capire, poi sono andato in cerca e ho visto che è molto forte in motociclismo. Molto cross? No. C'è un altro ragazzino più piccolo che si chiama sempre Rubin, quindi mi chiedono se è mio parente, però che gioca con la Juve. Poi vedete, no, non è mio parente, quindi pensavano fosse il mio parente. Come vedi il tuo futuro da campione? Ma non guardo il futuro, vivo giorno per giorno cercando di migliorare e soprattutto, come ho detto prima, di divertirsi. Perché poi quando non c'è più il divertimento, quando non c'è più la passione, non vai più avanti, diventa sempre una cosa normale e quindi questo diventa il brutto del calcio. C'è stato un periodo che l'ho passato che era diventata una routine, che non mi divertivo più, era come andare in fabbrica, sentivo sempre il peso di fare allenamento così, ed era brutto. Ho cambiato società e sono andato in un'altra parte, mi è ritornata la voglia di giocare, di andare lì 3 ore prima, come quando facevo da bambino, stare con i compagni, parlare, quindi è questo l'importante, questo è il bello del calcio. Ma infatti noi sappiamo che sei partito dalla Cittadella per approdare al Torino, dal Torino al Bologna, poi ancora Torino-Parma, Torino-Bologna ancora, Bologna-Torino, Torino-Siena. Quali di queste squadre ti è rimasta nel cuore e perché? Beh, un po' tutte hanno un significato importante. Cittadella ha un significato perché sono partito praticamente dagli allievi, sono arrivato fino in prima squadra. E quindi ha segnato un po' la mia crescita. Torino perché è stata la prima società che mi ha fatto vedere il grande calcio. Poi sono andato a Bologna, è stata forse tra tutte la città dove ci sarei rimasto a vita. E poi Parma un po' meno perché ho giocato poco. Poi Bologna di nuovo
e quest'anno Siena. Sono stato bene, è stato un campionato che alla fine ho giocato quasi sempre, a parte vabbè, un po' l'inizio, però è stato bello anche lì. L'ultima partita di quest'anno? Quando l'hai giocata? Siena-Milan, l'ultimo di campionato. Che giorno? Il 13 maggio mi sembra, adesso mi ricordo, mi sembra che sia il 13 maggio. E il risultato finale? 2-1 per loro. Rubata, però 2-1 per loro. Dal campo di calcio all'oratorio, ai grandi stadi, ma parlaci di questo salto di qualità. Ma sicuramente è stato un grande salto, perché sono partito praticamente a Cittadella, che ero in C1, sono andato in Serie A. È stato un salto grande, perché abituato, tra virgolette, nei paesi nostri qui di campagna, che praticamente traffico zero, non c'è niente, mi son capitato lì fuori dall'autostrada, non capivo niente, vedevo macchine arrivare dappertutto e dove sono. Non è stato facile all'inizio, perché all'inizio ero in hotel, vabbè, finché non ho trovato casa. Quando ho trovato casa è stato, non nascondo che trovarsi a casa da soli, mi sono messo a piangere la prima volta. Però perché trovarsi lì da soli, abituati sempre con la mia famiglia, i miei nipoti, così, non è stato facile. Però poi col passare del tempo mi sono abituato e niente. Che cosa cambia dentro? Ma ti fa crescere, ti fa conoscere tante persone, ti fa capire com'è il mondo. Abbiamo parlato un po' di altri giocatori prima, ecco, con quale ti tagli di più e invece con quale giocatore più difficile legare e perché? Con cui ho giocato, intendi? Beh, ti dico la verità, nel calcio, come ho già raccontato tante volte, è difficile avere un rapporto fuori dal calcio. Finché ci giochi insieme, tra virgolette, è brutto da dire, tutti siamo amici. O tutti siamo compagni. Finito il campionato, finito o non ti senti più, oppure ti senti molto meno. Con questo che ci ho avuto, che ultimamente ho giocato praticamente solo 6 mesi, e che c'è un gran rapporto, è Calaiò, che adesso gioca a Napoli. Mi sono visto questa settimana scorsa, sono andato al mare da lui, e quindi ci ha creato un gran rapporto che va oltre l'amicizia. Quindi il più simpatico chi è? Calaiò. Il meno simpatico, il più antipatico? Non ne ho di meno simpatici, alla fine sono tutti scemi, sono tutti bravi, dai. La cosa più facile per un giocatore di Serie A e invece la cosa più difficile? La cosa più facile... Non saprei. È difficile da dire, la cosa più facile... L'appuntaggio con le donne? Dipende. Se sei importante, è proprio facile. Poi dipende, se magari sono tifoso e così, allora anche te. Però magari che non ti conoscono, magari devi approcciare magari almeno, poi quando magari sanno che sei un giocatore di Serie A, allora anche loro magari ti lasciano andare. Però ultimamente, negli ultimi anni, è difficile, perché anche loro magari stanno attente per non, tra virgolette, sputtanarsi. La tua tattica qual è? Ma non c'ho tattiche. Non sono uno che va tipo in discoteca per fare o cosa, sono sempre me stesso, alla fine chi mi vuole mi prende per quello che sono, non è che faccio quello che non sono e poi mi comporto in un'altra maniera, sono sempre uguale. Una fidanzata ce l'hai? Sì. E quindi? Mi sono sempre comportato uguale, tante cose gli vanno bene, tanto gli vanno bene. E lei di dov'è? Lei è di Padova. È più grande di me, ma logico, quando sono via, che Maria adesso che non viene via perché lavora, la distanza non è facile, però quando siamo insieme sì. Più grande di te significa che ha quanti? 29 anni. E come vi siete conosciuti? Ma tramite un mio amico, che la sua ragazza è la proprietaria dove lavora lei. E quindi lei segue le tue partite? No, non capisce niente. Tu sei contento che non capisco? Esatto, sì, sì, sì. Il tuo ideale di donna? Ma dipende. Soprattutto mora, bionda non tanto. Più mora che bionda. Poi come deve essere questa donna? Ma adesso essere solare, sincera, ma poi
L'importante è che sappia, come ho detto prima, volere me per quello che sono, ma non per quello che faccio. Quindi anche una donna disposta a seguirti? Sì. La famiglia? Ma è importante, molto importante. Sono molto legato a mia famiglia, di cui ho due nipoti da parte di mia sorella, che praticamente sono come i miei fratelli, non come i miei nipoti. Quando torno a casa sono sempre con me e dormono insieme a me, quindi per me è fondamentale. Se tu dovessi dare una definizione per ogni componente della famiglia, tua mamma? Mia mamma è stata la cosa, vabbè, la cosa più fondamentale, la cosa più importante della mia vita. Il centro della tua vita? Esatto. Perché? Perché mi ha insegnato tutto, mi faceva tutto, come si può dire, anche mi accompagnava agli allenamenti, è stata molto paziente nei miei confronti, anche se tante volte magari mi sono comportato male, però voglio dire che è stata la cosa più, il mio punto di riferimento. Ecco. Secondo te, lei aveva capito che in casa aveva un campione? Ma questo non lo so, però ha sempre capito quanta passione avevo per il calcio. Non mi è mai interessato né moto, né robot, niente. Sempre il pallone, quindi. Tuo padre? Il mio papà mi ha sempre seguito, mi segue tuttora. Beh, quest'anno meno perché ero molto distante a casa. Quindi lui era Mari, mi ha dato tanti consigli, mi ha dato l'educazione, mi ha insegnato tante cose di come si deve comportare nella vita. Quanti fratelli hai? Una sorella. E quanti anni ha? C'ha 11 anni più di me. Che rapporto hai con lei? Molto, molto bello, è come, tra virgolette, come fosse la mia seconda mamma, perché mi ha cresciuto lei. Ancora adesso, magari se c'ho bisogno, che ne so, andare in banca, fare degli tipo commercialista, tutte queste cose qui, mi aiuta lei, mi fa tutto lei praticamente. Allora, la mamma è la musa ispiratrice, la sorella è la tua segretaria contabile, esatto. E il papà? Il mio papà è quello che mi sopporta. Il tuo rapporto con il denaro cambia? Sì, cambia, però secondo me non è fondamentale, perché alla fine sì, ce li hai, però non è che ti cambia la vita. Devi essere bravo, vabbè, a gestirli, a come spenderli. Sicuramente nel nostro mondo è facile spenderli se non stai attento. E tu come li spendi? Ma come li spendo? Magari nel vestire, quelle cose lì, però non sono uno che tipo va a discoteca, faccio tavoli, destra, sinistra. Dite se la verità, mi piace sì, magari tante volte con gli amici farlo, però non sono uno che va tutte le settimane così. Piuttosto faccio una cena con gli amici o a casa, quindi mi diverto di più. Quanto si è incicciottito il tuo conto in banca? Abbastanza. Soddisfatto da 1 a 10 quanto? Abbastanza, 8. Né? Che cosa compreresti che mai avresti pensato di comprare? Ma che ho comprato è stata la macchina. Che macchina? L'X6. È stato un regalo perché praticamente mi ero fatto male in nazionale ed è appena rientrato dall'infortunio e mi sono regalato la macchina, che c'ho tuttora. Che mi comprerei non saprei. Ma ricambierei macchina. Case? Case 2. Vacanze? Vacanze... Non ne ho fatte tantissime, a dirti la verità. Ho fatto Formentera, vabbè, Mykonos, le solite, vabbè, da ragazzo. Ma viaggi distanti, tipo Maldive, mi piacerebbe andare. E la tua fidanzata che regalo hai fatto? Il regalo più costoso? Una borsa. L'ultima cosa. Ci fai un saluto agli amici di B-Web TV in una maniera originale? Che nessuno ha mai fatto, e invece è un saluto speciale di Matteo Rubin. Vai! Ma volevo salutare tutti gli amici e tutti quelli che seguono B-Web TV. E un grosso abbraccio e un in bocca al lupo per questa trasmissione. E fino all'ultima puntata io vi seguirò. Un abbraccio.
per la mia maglietta che vi regalerò.